Io sinceramente oggi, in questa bella vittoria, mi permettevo di segnalare un altro arbitraggio, secondo me oggi, molto ma molto discutibile. Io penso che un po' troppo leggero, tranquillo. Io penso che questa partita, grazie all'intelligenza dei calciatori, altrimenti sarebbe potuta finire in un modo molto più cattivo. Io penso che in certi sarebbe dovuto intervenire meglio l'arbitro, perché secondo me l'espulsione di Pazzi è proprio dovuta a una serie di falli che non ha rilevato e quindi si è creato. Però adesso lasciamo da parte l'arbitraggio, pensiamo che abbiamo vinto una partita importante, ci consente di affrontare l'Ancona, ci consente di continuare in questo viatico per il 10 di giugno. Ci speriamo, ci crediamo, i ragazzi sono convinti, l'hanno dimostrato oggi in campo, lo stanno dimostrando negli spogliatoi, già mentalmente stanno preparando la partita con l'Ancona. E quindi speriamo che mercoledì si possa avere lo stesso risultato di oggi. Questa bella giornata di vittoria, parlare dell'arbitro sembra sciocco, però è giusto che lo dica oggi, che abbiamo vinto, che non magari uno pensa di aggrapparsi quando perdiamo le partite. Io penso che un arbitraggio di oggi, non voglio di scandaloso, ma pessimo veramente. Però l'espulsione di Pazzi io onestamente non l'ho capita, perlomeno non la riesco a capire, non a giudicarla. Il gol loro penso che sia nato da un netto evidente fallo di mano che nessuno ha visto che il guardialino un attimino ci ha avuto un attimo di dubbio, ma nemmeno lui sapeva più come gestire la situazione. Ripeto, abbiamo vinto una partita con la grinta, con la voglia, con l'agonismo che questa squadra ha sempre dimostrato dal mese di agosto, dal mese di luglio, quando abbiamo iniziato questo campionato. Lo stanno dimostrando adesso. È un grazie a tutti quanti. Oggi certamente Napolano e Di Vicino, secondo il mio punto di vista, sono stati superiori un po' alla media di tutto il campionato. Io penso che oggi Napolano abbia dimostrato di essere un giocatore su cui noi dobbiamo farci affidamento obbligatoriamente. Ma ripeto, è un momento in cui dobbiamo ringraziare tutta la squadra, dal portiere al panchinaro, all'ultimo della panchina, insomma. Ecco. Un gruppo unito, lo si è visto quando abbiamo fatto i gol, che tutti hanno esultato in un modo eccezionale. E grazie al pubblico, perché oggi ancora una volta ha dimostrato la Curva Nord, ha dimostrato di essere per me ad oggi la migliore tifoseria delle Marche, ma penso che a livello nazionale possa ben ambire ad altri palcoscenici. Grazie a tutti, speriamo mercoledì di dare una soddisfazione ulteriore e speriamo di andare avanti, perché dire che i playoff non contano, noi proviamoci, perché anche l'anno scorso sembrava che non contavano, poi il Rimini ci si è intrufolato e è uscito fuori. Proviamoci pure noi, vediamo quello che succede, se ci sta le possibilità ci proveremo.